Bomba ragazzi, seguendo le vostre indicazioni pare che per fare gli asma, ASMR come vi pare, bisogna parlare molto piano sui fiati e anche molto lentamente. Nell'ultimo che ho fatto mi avete detto devi parlare più piano, adesso parlerò in questo modo e parlerò anche più lentamente. Mauri, ti piace fare gli ASMR? Non mi piace fare gli ASMR. Perché? Perché mi fanno addormentare. Ma dicono tutti che sei così bravo. Ma lo so, cioè io sono bravo a fare qualunque cosa faccio. Perché se non la faccio vuol dire che non sono bravo a farla e evito a farla a prescindere. Come Wolverine. Perché? Che c'entra? Il suo motto è: io sono il più bravo a fare quello che faccio. Esatto. Se non lo faccio vuol dire che non lo so fare. Ok, ma questa volta devi farci dormire. Non sto dormendo io. E come vi faccio a far dormire? Raccontaci una storia, ma prima, se vogliono dormire, prima di dormire cosa devono fare? Chiudere gli occhi e cliccare sulla campanella e iscriversi al canale nell'ordine che preferiscono, ovviamente. Perché se cliccano sulla campanella alla fine poi si svegliano. Sgoccia. Ora vengo a toglierti il microfono dalla faccia. Perché mi togli il microfono dalla faccia? Perché vedo una palla nera e non vedo la tua faccia. Piano Paolo, vai piano. Ho capito, non me la devi sbattere in gola Paolo. La conosci quella canzone che fa My dick is big, my dick is very big? Quella che c'è uno che ce l'ha come una penna e dice my dick is big, big. Sì, poi noi ridiamo e scherziamo, ma Big poverino è morto. Ci ha lasciato le penne. Che poi perché si chiama penna sfera se è lunga? Non mi fa ridere se non sveglio tutti. Ma cosa, che sono le 7 di sera? Sono le 18:47. Ma bisogna stare attenti perché si stanno addormentando. Quelli che guardano il video dici? Certo. Oggi mi hai raccontato che hai molta salivazione. Io salivo un botto. A volte scendevo anche. Questa cosa ti ha mai creato problemi nella vita? Tutt'altro. Sai che mi chiedono, Paolo? E mi chiedono di leggere i racconti erotici in ASMR. Ok, allora... Ne hai uno? Troviamo su internet un racconto erotico. Cerca di trovare il racconto erotico, però ogni parola che non si può dire dovrai sostituirla con un frutto. Va bene? Un belmo. No. Claudio, però quello che dico io Paolo è: di solito i racconti non usano termini scurrili, usano termini scientifici. Bene, vagina, ma non è che... Tu devi usare un frutto. Ok. Pere, vaniglia. Racconto erotico, in viaggio verso la costiera amalfitana. Aspetta, questa è in prima persona da parte di una donna. Mi cerco, cioè... Ma puoi immedesimarti. No, però, cioè, sì, ma sono tutte da donne riferite all'uomo. Ma perché? Cioè, gli uomini non raccontano cose erotiche. Gli uomini sono un po' più aggressivi. Questo è scritto in una grammatica maledetta. Sì, gli uomini ne parlano negli spogliatoi in palestra. Ma boh, leggiamo questo uguale. Non mi sembri convinto. Ma... Tanto stanno già quasi tutti dormendo, sì. Quindi non se ne accorgo. Paolo, hai rotto il belmo. Fammi leggere. Va bene, puoi cominciare. Non devi rispondermi, devi stare zitto. Hai ragione. Ma smettila. È stata sempre una mia fantasia quella di farla in aereo. Ma ho sempre pensato che fosse una roba da film e appunto da fantasia. Poi un giorno ero su un volo per Parigi, quindi neanche particolarmente lungo, ed ero in fila per il bagno. Non ero la prima della fila, c'erano un paio di signore prima di me. E siccome avevo una certa urgenza, fissavo le due porte cercando di calcolare la mia possibile attesa. Quando vedo una delle due porte aprirsi, una donna uscire e la porta richiudersi subito. La signora in pole position ha provato a entrare, ma la porta risultava chiusa. E
disegno diceva occupato. La donna intanto con molta nonchalance ci aveva superato ed era tornata al suo posto. Nel frattempo si era liberato l'altro bagno e la signora numero uno era entrata in quello. Passano un paio di minuti. La porta del bagno da cui era uscita la donna si riapre e ne esce un uomo. La signora davanti a me ha fatto un risolino ed è entrata come se niente fosse. L'uomo deve aver percepito il mio sguardo un po' attonito perché ha sollevato la faccia e mi ha rivolto un sorriso a metà tra il birichino e il divertito. Aveva due incredibili occhi verdi e il suo sorriso complice mi ha trasmesso un brivido di piacere. Quando la signora numero uno è uscita dal bagno, sono entrata al suo posto e mi sono toccata fino a farmi venire al pensiero dell'affascinante sconosciuto e di quello che aveva fatto con la sua compagna nella toilette di fronte alla mia. Quel volo per Parigi mi ha fatto capire non solo che la mia fantasia non era solo mia, ma anche che era realizzabile. Non ci sono frutti in questo racconto. È un peccato, però era molto bello. Chi fa ne leggo un altro? Hai mai avuto qualche fantasia in aereo? Sì. C'è un posto dove non lo faresti mai? No. Tipo in pasticceria? Bello. In macelleria? Bello. In una fognatura? Paolo, non esiste luogo in cui io non farei sesso. Ah, ma parlavamo di sesso. Circa 6 mesi più tardi io e mio marito ci siamo concessi una vacanza esotica. Avevamo un volo di quasi 6 ore verso Dubai. Prima di cambiare e salire su un altro aereo, inutile dire che la mia mente era in pieno lavoro. Ovviamente ne avevo parlato con mio marito, ma lui era molto perplesso. Lui è la classica persona che l'aereo non fa in tempo a prendere quota e lui è già lì che dorme con la bocca aperta come se fosse un letto king size. Io invece guardo film su film e se non bastano mi metto anche a leggere il mio libro preferito. Insomma, l'idea di interrompere il suo sonno per fare l'amore in un posto scomodo, minuscolo e con il rischio pure di fare una figuraccia e magari anche beccarsi una bella multa non lo allettava per niente. Ma io lo sapevo ed ero arrivata attrezzata. Avevo indossato appositamente un vestito con una gonna ampia e piuttosto corta. Anche se in aereo mi congelo quasi sempre, e un paio di slip tutti di pizzo che so che la fanno impazzire. Il volo è cominciato come al solito. L'attesa lunghissima in aeroporto, l'attesa dentro l'aereo. Mi ero fatta assegnare i posti vicino al corridoio, in modo da non dover disturbare nessuno al momento di andare in bagno. Le istruzioni sulle misure di emergenza, il brivido del decollo, l'annuncio della cena. La cena. La fila al bagno subito dopo cena. Le luci che si abbassano. Gli ultimi ritardatari al bagno. Avevo seguito tutto questo avvicendarsi con la mente di un generale che studia il campo di battaglia. L'idea che volevo portare a termine a tutti i costi il mio piano mi riempiva di un'eccitazione strana che era in parte sessuale, ma molto anche fatta di adrenalina. Mio marito, ovviamente, si era adagiato più comodo nella poltrona nell'istante esatto in cui avevano ritirato il vassoio. Stava sprofondando nel suo sonno profondo. Era il momento di agire. Mi sono alzata e sono andata in bagno. Non c'era fila e la toilette era in perfetto ordine. Ottimo. Mi sono sollevata la gonna e mi sono trovata super eccitata. Mi sono sfiorata con un dito, mi sono sfilata gli slip e sono uscita dal bagno. Sono tornata al mio posto. Mi sono avvicinata a mio marito, quasi addormentato, e gli ho dato un bacio leggero. Ho mugolato qualcosa e ha cercato di sistemarsi ancora meglio nella poltrona. Ma quando l'ho baciato di nuovo, ha finalmente aperto gli occhi. Ho sollevato il pugno chiuso nel quale
quale stringevo i miei slip e glieli ho infilati nel taschino della camicia. Un gesto che mi ha guadagnato la sua totale attenzione. Si è seduto più dritto sulla sedia. Ho allungato una mano verso i suoi pantaloni e ho sentito che la mia strategia stava facendo effetto. Ho gettato un'occhiata rapida oltre la sua poltrona. Il suo vicino aveva la mascherina sugli occhi e le cuffie sulle orecchie. Io non ero altrettanto fortunato. La signora che sedeva alla mia destra, subito dopo il corridoio che ci separava, sfogliava una rivista, probabilmente annoiata. Non si sarebbe lasciata scappare un'occasione di distrazione. Mi sono girata sulla sedia in modo da darle il più possibile le spalle. Poi ho preso la mano di mio marito e me la sono guidata sotto la gonna, mentre io abbassavo la sua zip e infilavo la mano nella sua cerniera. Ci siamo toccati così per qualche minuto, con l'adrenalina a mille. Bastava che una hostess passasse lungo il corridoio o che il vicino di mio marito spostasse la mascherina e aprisse gli occhi e saremmo stati scoperti con le mani, l'uno letteralmente nelle mutande dell'altro, con l'unica eccezione che le mie erano nel taschino di mio marito. A quel punto non ne potevo più. Mi sono staccata da mio marito e ho premuto la mia mano contro la sua per fermarlo. «Vieni con me», gli ho sussurrato all'orecchio. Mi sono alzata e mio marito mi ha seguito a ruota. La signora del giornale ci ha guardato, probabilmente intuendo qualcosa. Ma a quel punto non mi importava più niente. Mi sono avvicinata alla porta dei bagni. Mi sono fermata un istante per vedere quale fosse libero. Ho sentito il corpo di mio marito appoggiarsi contro il mio, la sua erezione palpabile attraverso il vestito leggero. Le hostess parlavano tra di loro. Ho aperto la porta del bagno, afferrato mio marito per la mano e l'ho trascinato dentro insieme a me. Lo spazio era minuscolo, ma lui non mi ha dato il tempo di fare niente. Mi ha spinto contro il lavandino, mi ha alzato la gonna. Ho sentito il rumore della zip, nonostante il rombo assordante dell'aereo in sottofondo. E poi finalmente l'ho sentito entrare dentro di me. Avevo letto molti resoconti di gente che l'aveva fatto in aereo e più o meno tutti dicevano la stessa cosa. Per la maggior parte delle persone è più che altro una specie di sfida. Lo fai per dire di averlo fatto. Vuoi venire il prima possibile e nessuno dei due si preoccupa realmente del piacere. Non è stato così per noi. L'ho capito che non sarebbe stato così nel momento in cui ho sentito mio marito entrare dentro di me e ho visto il suo viso ricurvo sul mio collo nello specchio della toilette. Le sue mani a brancare la mia scollatura alla ricerca dei miei seni. Era eccitatissimo io lo stesso. Non dirò che siamo andati avanti ore, ma abbiamo fatto l'amore a tutti gli effetti, con tanto di orgasmo suo e mio. Lui era lì che quasi voleva le coccole dopo, ma a quel punto l'ho spinto velocemente fuori dalla toilette. Mi sono ricomposta. Ho cercato di aspettare alcuni minuti, ma avevo perso la cognizione del tempo. Potevano essere passati 5 minuti da quando eravamo lì dentro, come mezz'ora. Quando sono uscita dalla toilette mi sono sentita avvampare. Un ragazzo era in fila. Non è detto che avesse visto uscire mio marito, ma è probabile. Poi mi sono ricordata del ragazzo con gli occhi verdi e l'ho guardato dritto negli occhi. Ci siamo sorrisi. Sono sicura che ha capito tutto. Sono sicura di avergli comunicato con lo sguardo quello che il ragazzo con gli occhi verdi aveva trasmesso a me. Si può fare. Non sei il solo a desiderarlo. È bellissimo. Voglio prendere l'aereo adesso. Ma è finita? Sì. Ah, finisce così? Hanno trovato un belmo. Basta. È finale aperto. Il ragazzo con gli occhi azzurri entra o no? A parte che sono verdi. Ed è un altro, non dice di che colore sono gli occhi del ragazzo che incontra quando esce. Secondo me entra anche lui. In bagno, certo, era in fila. Questa storia cosa ci insegna? Che bisogna trovare un belmo quando si ha voglia. Sempre, ovunque e comunque.
L'amore è una cosa naturale. Sì. L'acqua però è frizzante. Oddio, sì, c'è anche l'amore naturale, l'amore frizzante, in effetti. Dai la buonanotte. A chi? A questi che stanno dormendo qui. Ma se stanno dormendo, che confermo. Gli do la buonanotte. Dagli un bacino, o fai qualcosa. Buonanotte, mie giovani e giovanissime giovanotti. Lorenzo Cherubini. Buonanotte, miei ascoltatori. E ricordate che se il video vi è piaciuto, innanzitutto avete dei problemi, poi iscrivetevi al canale. Fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compari, nipoti. E seguitemi su tutti i miei social. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Ciao. Ciao. Buonanotte.